con la mente ancora da bambino, Fantastic House, un racconto che girava allora a Spoleto e riguardava una misteriosa grotta ubicata non si sa bene dove, nei monti attorno alla città, dalla quale all'improvviso fuoriusciva una grande quantità d'acqua assieme a bucce d'arancia. Si diceva inoltre che una volta c'era entrato un cane che non era riuscito, era stato trovato 3 giorni dopo addirittura a Cannara, tutto bagnato. Come in tutte le leggende dove c'è un fondo di verità, scoprì qualche anno dopo che quella grotta esisteva davvero e la ritrovai assieme ad alcuni compagni d'avventura liceali. La trovammo e l'esplorammo nel primo pezzo fino allo scivolo del primo sifone, che scendemmo addirittura con una corda di canapa. Ma qualche anno dopo, era il 1978, alla prima esplorazione svuotammo il primo sifone e ci trovammo di fronte alla scena che testimoniava l'impresa tentata dai vecchi del gruppo precedente. Difatti, dopo un pozzetto, c'era al secondo sifone una vecchia pompa tutta arrugginita. Proseguendo l'esplorazione, quell'anno riuscimmo a svuotare con una pompa all'immersione il secondo sifone. Fummo fermati da un terzo sifone e soprattutto da un pericoloso accumulo di anidride carbonica, vista l'angustia delle gallerie e la presenza di numerose persone. L'anno successivo, ancora più forti, diciamo così, di esperienza e di mezzi, riuscimmo a svuotare il terzo e il quarto sifone. E così arrivammo al cuore del sistema. Infatti, dopo il quarto sifone, la grotta si divideva in vari rami. I principali erano un ramo che scendeva verso, diciamo, la sorgente, attraverso un percorso di gallerie, una trentina di metri di gallerie, che però chiudevano con una strettoia allora impraticabile. Un altro ramo conduceva invece ad un quinto sifone dalle acque verdissime. E quell'anno cercammo di svuotare il quinto sifone per un giorno intero, ma senza ottenere nessun risultato.
praticamente è disceso sempre più nuovo, fino ad arrivare proprio alla strettoia, quella che dicevano anche i Ternani, che praticamente stavamo 40 centimetri. E dopo ritorno su subito, esatto, ritorno su immediatamente su questa frana, insomma, su tutte le sasse. Però era completamente sott'acqua, cioè non esiste il quinto, è tutto il sifone. È subito lì il sesto. Cioè appena passata la frana, il sesto lo vedi su. E dopo 4-5 metri, sì, neanche. Si sta da una sezione larga quanto questa, diventa... Quanto per la cova? Un metro. Mi sono affacciato, stavo andando giù, c'avevo una roccia comoda per chiudere, perché praticamente questo tubo scende e lagna. Cioè vedi il tetto che chiude così. Ah, hai visto proprio che scende da sopra. Il tetto così e il fondo questo, sta sabbiando così, sarà 25 palle, 25 centimetri. È sempre dritta verso est, direzione. Ma qua entra proprio così. C'è una leggera curva, però dopo quando risali ritorna sempre lì. Invece l'ultima parte, il testo, tende leggermente ad andare più a sinistra, quindi diciamo verso... 5 gradi in meno, 10 gradi in meno. Sì, verso nord, ma pochissimo. Vabbè. La grotta se era asciutta andavi e toglievi la sabbia, continuava. A te mi conviene. Sì, ma l'ho aperto strani giuoli. C'ho lo stesso colore della tuta. Raga, comunque, grazie a tutti. Bellissime esperienze.